Il problema di Scanzi è che è noioso, noioso, ripetitivo, fissato poi. Io gli sono dentro la testa, mi ha dedicato decine dei suoi, come chiamarli, monologhi monotoni. E poi parla e cerca di dire sempre, è vero, mi ha querelato 3-4 volte, ha perso tutte le querele. Quindi il suo problema non è querelare, è non riuscire a vincere. E naturalmente, quando qualcuno chiede di condannare me perché ho detto la verità, ho detto che la Raggi ha fatto danni a Roma come Ciancimillo li ha fatti a Palermo. Il che naturalmente è un giudizio molto lusinghiero, perché la Raggi non aveva nessuna capacità politica, l'altro era un delinquente ma ha fatto un danno pesante e definitivo. La Raggi è riuscita a fare dei piccoli danni, uno dei quali vi mostro, perché va pensato che a un cervello vuoto come quello di chi mi contesta questa cosa piaccia, è l'abbattimento di un villino a Roma. Su quello si muove la mia polemica, via Ticino, ve lo faccio vedere. Ora, chi guarda una cosa come questa fatica a immaginare che io abbia abusato delle mie parole. Questo è il villino, questo, 1930, abbiamo trovato i documenti, è stato abbattuto dalla Raggi ed è diventato questo. Questo piace a Scanzi, questo. Accade anche a Milano, accade a Leopoldo De Lunci. Sarebbe singolare che l'autorità giudiziaria, io ho chiamato all'epoca quello che poi è diventato, era un magistrato antimafia che stava con molta sofferenza a Roma, come si chiamava mai, era abbastanza famoso, e l'ho denunciato. Nessuna reazione. Hanno lasciato abbattere l'edificio che avete visto per costruire questo. Questo gli piace. Ora, se chi denuncia una cosa come questa deve essere querelato, sarà bene tacere. Allora io querelerò ogni giorno Scanzi, così potrà compiacersi una volta o l'altra di essere condannato. In tutto questo, il suo problema qual è? Il problema è che una volta, dalla Berlinguer, è stato asfaltato da me, come si dice. Questo lo ricordo ancora. Immagina una rivincita e dice: io potrò scontrarmi con Sgarbi soltanto per 500.000 euro, che nessuno darebbe a uno che vale pochissimo, che è sconosciuto altro che i suoi, quelli con cui parla, nessuno lo riconosce. Gli puzza l'alito, ecco, il problema è che gli puzza l'alito, quindi da vicino è intollerabile e vorrebbe fare un dialogo con me a distanza per risparmiarmi la sua puzza. Ecco, ora, io non volevo dire queste cose di lui, che pensa sempre alle questioni fisiche degli altri, alla vecchiaia degli altri, alla fatica che il tempo porta agli uomini. Lui invece è spavaldamente fascio, è così contento di sé, pieno di sé, pieno. E ogni volta insiste su una serie di idiozie che lo rendono noioso come la morte e ignorante come una capra. Ecco, io posso dire questo di lui, non è che ho molto da dire, perché non è che so molto, lo guardo soltanto quando parla di me. Quando parla di me guadagna tempo per fare i suoi minuti nel suo sito NBC, KR, non so come si chiama, comunque il suo YouTube, lui si mette lì e legge un pezzo di giornale, così guadagna tempo. Questo giornale è il suo giornale che parla male di me. Sgarbi ha fatto diventare assessore il suo autista. Beh, a pensarci bene, io ero sindaco di Salemi, il Pasquale Lamura, che oggi fa di nuovo l'autista, segnalato da me a un mio amico che lo fa lavorare, senza alcuna gratitudine per questa cosa, ma non pretendo gratitudine, a un certo punto, non c'ero io, gli hanno ritirato la patente, quindi non era più autista, no? Se c'era un autista non ha la patente, no? Quindi cosa fai? Lo abbandoni? Io gli ho fatto fare la cosa più facile, assessore. L'assessore può avere diverse deleghe, se c'è una cosa per cui la delega non serve, visto che queste cose le fa anche Scarsi, è l'antimafia. Ho nominato assessore alla Polizia Municipale e all'antimafia. E questa cosa è grave, perché l'assessore deve essere qualcuno che sia più di un autista? Eppure c'è un concorso per assessori?
nominerò assessore una persona di cui mi fido, questo aveva la mia sicurezza, era l'agente che la prefettura mi aveva dato, agente pagato da me, ma come agente di pubblica sicurezza, quindi avevo una certa pratica di pubblica sicurezza. In un piccolo paese come Salemi potevo occuparsi di pubblica sicurezza, che lì si chiama mafia e antimafia. E quindi nel momento in cui lui ha perso la patente, io, e questo è sempre un articolo di giornale, no? Una notizia formidabile, Sgarbi ha fatto assessore il suo autista. Chi dovevo fare assessore? Il mio cameriere? No. Uno sconosciuto? Oppure un professore? L'assessore è una persona che deve avere alcune capacità. Un autista non necessariamente non ha le capacità. Per loro cameriere e autista sono categorie negative, per cui la figlia di una colf non può essere laureata. Loro pensano così. Ora Scanzi ha questo problema, che non capisce, perché non ce la fa, non ci arriva. E comunque ogni volta che lui dedica a me un video, io gli dedico un altro, dicendo le mie considerazioni su di lui. Io non so, il suo pensiero non lo conosco. Non ho niente da dire contro di lui, perché oltre al fatto che è brutto, oltre al fatto che è puzzolente, non saprei cosa dire. So che ci tiene molto a scontrarsi con me, vuole essere molto pagato, e non verrà pagato, perché chi paga Scanzi? Chi lo può pagare? E pensare che la Berlinguer chiama Scanzi, che non è neanche un autista. Perché lo chiama? Perché chiama Scanzi e non un altro? Allora la chiamata della Berlinguer o la chiamata di un sindaco sono fatti che dipendono da un rapporto fiduciario, no? La Berlinguer ha fiducia in te e io ho fiducia in quello che era il mio autista. E quindi che cosa hai raccontato? Un'idiozia, un pettegolezzo, uno dei tanti pettegolezzi, come l'annuncio, la richiesta di 4 mesi per aver detto che la città di Roma è stata devastata da un pessimo sindaco. Lo ripeto. Però tu sei noioso come la morte e ignorante come una capra. Ma si può riassumere tutto in una parola. Scanzi! 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 E tanto basti. Dovendo dire capra dirò Scanzi! 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 Diventerai famoso. Sarà divertente anche stasera a Miss Italia, quando vedrò qualcuno che mi dice Scanzi! Scanzati! E vaffanculo.